Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e ciao a tutte. Nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, appunto, questo video chiacchiericcio è perché oggi finalmente sono uscita fuori di casa. Non ho vloggato perché ero con altre amiche e loro non amano tanto le riprese, almeno che non si riprendono loro, ma sono proprio antisocial alcune mie amiche YouTube. No, alcune mie amiche, scusate, alcune mie amiche non di YouTube. Poi, siccome che non sono voluta rimanere troppo tempo con loro, quindi ho detto vado con la mia amica educatrice. E anche lei, l'altra, non ama molto le riprese, però vabbè. Niente, che bella giornata, finalmente era ora. Sì, ho messo la ring light per vedermi meglio, però mi sa che non è massimo la ring light con questi occhiali, boh. Io non mi vedo granché, però boh. Sì, sembra che c'ho l'eyeliner e il mascara, ma in realtà non c'ho ben niente. Potete constatare anche voi, se metto con gli occhiali e vi faccio vedere. Vedete? Sembro letteralmente truccata, però in realtà non lo sono, vi giuro. E quindi niente ragazze, era solo per dirvi che oggi veramente finalmente sono riuscita a registrare un bel video. E un bel video, più che altro un video così. E nulla, cosa dirvi? In questo video voglio parlare di un paio di cose che praticamente mi sono successe in questi giorni, ovvero non so se ve l'ho detto ieri, ve lo ridico oggi. Allora, mi è successo che mi si sono rotti due denti, come non lo so, so solo che la potenza dello starnuto e dico la potenza dello starnuto ha fatto sì che si rompesse due denti. Infatti devo andare al maxillo facciale a farmeli togliere, perché io ho due denti rotti e anche marci con le radici marce, non mi sta bene, quindi anche no. E ho detto beh, adesso che ci siamo, tra l'appuntamento che ho a Sassari in questi giorni, che serve in questo mese, ci siamo quasi, vicini. Oggi che cos'è oggi? Allora, quanti erano? 3, 4, 5. Sì, oggi è 5. Mi pare che sia 5 oggi. Sì, è 5 e niente. Quindi mi tocca per forza di cose ad aspettare al 15 maggio, perché il 15 maggio ho appuntamento a maxillo, non ve l'ho detto, ve lo dico oggi, tanto ci siamo quasi e niente, così è, questo è. Quindi per il 15 maggio devo essere pronta, ho anche la valigia pronta, anche se non serve a niente prepararla prima, ma onde evitare che mi dimentico qualcosa, ho già la valigia pronta. Vorrei anche far vedere che cosa ho messo in valigia, ma ve lo farò vedere in un secondo video a parte. Ora mi rimetto gli occhiali, altrimenti non vedo una mazza. Eccomi qua, con questa cosa fatta un po' a schifo, però vabbè, niente. Quindi ragazzi miei, che dirvi, sto guardando fuori dalla finestra perché, oddio, cos'è questa roba? Sto guardando fuori dalla finestra perché, dunque, sembra che il tempo stia migliorando, stia tenendo un po' la giornata, quindi, bene, meglio così, si muore, bellissimo, questa giornata.
E niente, ragazzi miei, oggi ancora mi sono truccata poco, ho messo solamente un po' di illuminante, bronzer e correttore e ho aggiustato le mie sopracciglia con una mina delle matita di Douglas, se non erro, sì, Douglas. E vedete, l'ho sistemata un po' alla bella e meglio, come potete ben vedere dal mio sopracciglio, dal video, voglio dire. Sì, vedete, anche di qua. Vabbè, da una parte è più grossa, dall'altra è più fine. E raga, non escono mai tanto bene le sopracciglia, però me le faccio andare bene così. Già, ho le sopracciglia un po' strane, un po' sfigatelle, ma pazienza. Pazienza. Quindi, cosa devo dirvi? Niente, che finalmente sto riuscendo a fare tutti i video che voglio, non li pubblico tutti, perché no, tutti li vorrei pubblicare. Il problema è quando li devo montare, sono troppo lunghi, ma vabbè, devo trovare un sistema per forza per tagliarli, perché così non si può. Niente, stamattina mi ho fatto degli acquisti, mi hanno dato degli omaggi che ovviamente non farò vedere, però faccio vedere gli acquisti che ho comprato. Aspettate un attimo solo. Uno e due, ecco qua. Uno e uno, due. Allora, questo qua è della Venn e l'ho preso per fare video con voi, ma anche per la mia vita privata, ecco lì. Allora, questa è stata, lo so, la farmacia, cosa volevo dire, è cara, però, ripeto, con i miei soldi ci faccio quello che mi interessa di più, non quello che mi piace, quello che mi interessa di più a me. Sono soldi che spendo oltre che per il canale, ma anche per me, che mi serviva. Allora, 11,90 anche la micellare che ho preso, no, la 11,90 è questa qua. Micellare della Venn, vedete? Eccola qua. E questa l'ho pagata, aspettate un secondino, 9,90. In tutto 20 euro ho speso. Sì, perché avevo 20 euro ho preso, quindi va bene così. E questa è una lozione micellare, deterge e strucca. Elenisce, vedete? C'è anche scritto, non si vedrà mai la mazza, ma ve lo faccio vedere che c'è scritto così. Ecco qua. Poi, offerta speciale. Vabbè, della Vene comunque, vedete? Che della Vene. Perché si vede così? Boh. Comunque questo è il tappo pump, non il pump, è un tappo che si apre così. Questo lo prendo quando faccio video con voi, make up, tutto lì. Poi quest'altra l'ho presa sia per il mare, perché intanto ne ho un'altra che non so qui dove cavolo l'ho messa. Ah, eccola qui. Questa qui la uso adesso perché la sto per terminare. L'ho pagata all'epoca intorno alle 8-9 euro quasi, sì. E anche questa è gemella di questa, ovviamente, potete vedere. Vedete? Questa qua è gemella di quest'altra, quindi sono uguali. Solo questo l'ho pagato, se non erro, prima avranno aumentato i prezzi anche della cura della persona, come io ben immagino. Immaginerò. Antirritante, lenitiva e addolcente, perfetto. Avène Eau Thermale, questa qua. E, nulla, ora me la spruzzo perché ci ho passato del trucco sopra. Cioè, nel senso, prima mi sono truccata, adesso voglio sperimentare se questa qua ancora ce n'è un'altra, se ce n'è. Aspettate, non la voglio sputare addosso a voi. Spruzzare, no? Non è brutto da dire. Ah, che bello, finalmente ieri. Ah, che bello, ragazze. Non potete capire quanto è bello questo getto d'aria pulita e soprattutto buona da spruzzare su tutta la faccia. Ah, raga,
No, vabbè, è fenomenale, quest'acqua è top, ve la consiglio perché è veramente fenomenale, sia per l'estate che per l'inverno, anche per l'inverno. Scusate, il pappino ogni tanto, ma vabbè. E niente, quindi quest'acqua, una l'ho lasciata per quando mi devo spruzzare il trucco, no? Per fissare il trucco. E l'altra invece l'ho presa per il mare, ma la utilizzerò lo stesso anche adesso. La aprirò quando farò, quando terminerò l'altra, vedete? Quando termino l'altra, uso questa qua. Per adesso voglio finire questa. Che poi l'ho costata 8, l'ho pagata 8, Quanto? Non mi ricordo, 8 euro qualcosa, 8,90, può essere, sì, intorno all'euro. Poi, questa invece, che la userò per struccarmi davanti a voi e poi ovviamente andrò a risciacquare in diretta con voi, ma che beh, non lo so se la metto in bagno la telecamera o se mi risciacquo dopo aver fatto tutto, boh, non ne ho idea. Sì, penso che farò così. Prima vado a usarla direttamente con voi in bagno e poi andrò anche a risciacquarla. Top, mi piace. Però mi arrangerò un po' un minuto prima, un'ora prima, perché devo mettere le gocce, mettete in conto che devo mettere le gocce, un sacco di medicine, quindi mi devo prima organizzare, riorganizzare, rielaborare tutto, sapendo che devo registrare il video per struccarmici, quindi top. Questa adesso la metto a posto, ovviamente, perché qua non ci sta più niente, altrimenti. Ecco qua, questa la metto nei prodotti che ancora non ho utilizzato. E questa invece la metterò qua a fianco, qua sotto la telecamera. Voi non vedete, ma è a fianco all'armadio, tra la scrivania, modalità computer e l'armadio, ok? Tutto lì, qua, da questa parte. Già. E niente, allora ho dimenticato la borsa come al solito, vabbè. Io devo mettere il mio rossetto anche se voi siete già online. Guardate questo video. Non so dove metterlo. Allora, vediamo un po' se ce n'è qua. Il rossettino. Non so se mettere questo o quest'altro, boh. Non ne ho idea, veramente. Guardate, boh. Allora, dove diamine ho messo quell'altro mio? Aspetta un secondo. Eccolo qua. Non trovavo lo specchietto, guardate, ragazze. Non lo trovavo. Boh, vabbè. Allora, adesso guardo qua. Qual è il migliore di questi rossetti? Un po'. E questo? Come cavolo è? Non sarà rosso questo? È un po' più rossastro, vedete? Sì. Io direi di mettere l'altro che è più vamp, più vampiresco, più dark, come lo dico io, dark. Però questa cosa qui cosa ci fa? Questa patina qui bianca. Ok, ora metto il rossetto e vediamo un po'. Non è tanto omogeneo come lo sto mettendo, quindi non mi scrivete, ragazzi, siete clementi, vi prego. Non lo sto mettendo tanto omogeneo, però vabbè. Ci vuole di essere più precisa, però non me ne importa niente a me. Tanto di stare un po' con voi, tutto lì, tanto di essere un po' con voi. Bello, sto rossetto mi piace.
Sì, lo so, non è bello con i baffi, ma io adesso i baffi non me li tolgo perché prima di tutto non sono tanto più capace mettermi a farmi i baffetti. Quindi lo so, ho comprato tanto tempo fa delle strisce depilatorie apposta per il viso, ma nada, non ci riesco. Tutte le volte mi strappo la pelle, quasi, per non dire non mi strappo, ma c'è un quasi. Quindi preferisco prendere appuntamento alla mia estetista che si trova qua di fronte a casa e mi faccio i dachetti. O anche tutto il resto del viso, perché no? Bella però dai, non è male. Via da. Mi piace. Tanto quell'altro lo toglierò appena mi vado a struccare, ovvio. Bello, mi piace proprio tanto. Niente. Volevo mettermi un'altra cosa, ma mi pare che sennò è troppo. Ah, eccoli. Tanto questi pezzi li taglierò se ci riesco, non lo so. Voglio vedere se riesco a tagliarli. Perché non è bello farsi vedere mentre vado a... come si dice? Mentre vado a... non mi viene in mente. Ah? Cosa voglio dire? Non lo so. Mentre vado a prelevare questi pezzi, già. Sembra più illuminato di una lampadina. Aspettato. Che non si chiude questa cosa? Ok, si è chiuso. Sperando non averlo rotto per del tutto. Perché sono maldestra, so, con la mia solita grazia di chiudere e manovrare le cose che mi contraddistingue da ogni possibile essere umano, io sono una cosa allucinante quanto riguarda come maneggio le cose. Allora, sì, la base comunque l'ho fatta, ragazzi. Ho usato questo fondotinta qui. Questo della Essence Stay All Day 16 ore 30 Soft Sand. Questo qua sarebbe, vedete? Aspettate che mi poggio un tanto i pennelli se non mi cadono. Ecco, vedete? Questo è... No, non si vedrà mai la mazza, ci provo. Se non copro il fondotinta, ovviamente. Eccolo qua. Questo qua è il Stay Matte, Stay All Day 16 ore, Long Lasting Foundation, no transfer, no, o trasferisce, no, si trasferisce, altro che cacchio dico, non si trasferisce, transfer, lunga durata, ne vogliamo parlare? Maschera o altre cose, la mascherina o no? È perché io tendo a toccarmi, a fare cose, quindi lasciamo perdere, lunga durata anche no, non ci sta, non mi piace. Cioè, sì, mi piace come prodotto, però come fondotinta. Però, raga, che dura, che ha effetto waterproof, anche no, non ci siamo. Quindi io l'ho preso non perché mi aspetto chissà cosa, che duri tantissimo questo fondotinta. A me non dura una fava, niente, dura poco e nulla. Quindi lo metto solo quando faccio video su YouTube o quando vado a fare una passeggiata, in palestra, così, tanto per avere qualcosa sul viso. Anche se lo so, non ha senso, ma io lo metto lo stesso, ragazze, e mi strapiace. Anche se, vabbè, potrei mettere di meglio sul viso, spantecarmi qualcos'altro sul viso. E vabbè. Poi come correttore, cosa sto utilizzando? Uno l'ho finito e sto incominciando questo. Sempre della L'Oreal Infallible Cashmere 327 More Than Concealer Infallible.
Questo qua sarebbe, che non si vedrà mai una mazza, ma è così. Questo è l'altro che ho terminato e lo dovrei cestinare, come lo vedete appena ho messo i prodotti make-up. Anzi, un make-up già l'ho finito, il correttore, quindi ve l'ho anche ripetuto. Che belli che sono questi rossetti, guardate un po' ora. Raga, questi rossetti sono bellissimi. Allora, vedete? Io adoro questi rossetti. Sono troppo belli, guardateli. Eh sì, sono troppo belli, vedete? Già, sono magnifici! E niente, a me piacciono. Tutto lì. Sono della Makeup Revolution. Vedete? Makeup Revolution. Nulla, ragazzi. Tanto sto guardando il mio rossetto come se sta andando a farsi bene il dito o meno. Eh no, l'ho messo un po' alla cavolo di cane, ma non importa. A me piace. E me lo tengo per fare un altro video, ok? Per fare il video sulla valigia da portarmi di là, a Sassari, ok? E niente, non vi faccio vedere tutto quello che c'è nella valigia. Non vi svuoto la valigia, però vi apro le tasche della valigia, che se no non ha senso col video, però. Ve lo voglio fare perché mi piace vedere quello che fanno le altre youtuber. Non che io mi veda da youtuber, però mi piace. Sì, mi piace far vedere cosa c'è nella mia borsa da viaggio, ok? Nella mia borsa. Nella mia borsa. E niente. Allora, il prossimo video l'avrete già visto, che ho fatto il video make-up bag del mese, ma mi pare che lo dovrei fare da capo, lo rifarò un altro momento, non lo so, ci penso su, perché oggi ho messo pochi prodotti, ho messo il correttore, non è questo ma è un altro che ho già iniziato, il correttore, il fondotinta e cos'altro, la terra bronzer che serve questa qui, cos'altro ho messo? Ah, l'illuminante. E basta, è un rossetto che non è questo, ma era uno della Yves Rocher, un 256 matte. Sì, esatto, me lo ricordo anche bene, quindi top, ci siamo. Mi guardavo se avevo il rossetto tra i denti, o lo specchio da questa parte. Non ci credete? Guardate qua, vedete? Vedete che non dico balle? Che vi ho detto la verità, se c'è il rossetto, se c'ho, sì, il rossetto, ciao. Come no? Se c'ho lo specchio bello gigante, enorme, è la verità, ce l'ho dietro di me, voi non lo vedevate, ma vi ho girato la telecamera, ecco tutto lì. Bene, video finito, io rimetto tutto a posto perché voglio evitare che poi non trovo più niente. E qua il mio specchietto, che l'ho anche chiuso, lo rimetto al suo posto, pennelli lo stesso al suo posto. Aspettate un secondo. E niente, ragazze. Scusate se vi ho fatto vedere un po', venire un po' di mal di mare, ma in questo video vi beccate, questo è. Niente. Intanto vi tolgo un po' di rossettumene. Rossettumene si dice? Non lo so, comunque. Di rossetto che mi piace tanto a me, perché sennò veramente è troppo. Vabbè che a me piace lucido, ma non troppo. Perché poi vedete, va agli angoli della bocca e non è il massimo. Già. E nulla. Qua c'è il mio cestino dei rifiuti, dove metto tutti i miei rifiucchi, come dice il canale delle Martinos, ovvero Angela e Carmen. Io vabbè, anche lo potrei chiamare rifiucchi perché l'ho sentito dire da Angela e Carmen, ovvero il canale delle Martinos. E vabbè, questa cosa mi sta accadendo, io non so dove metterlo, vabbè, lo metterò da qualche parte, ma non ne ho manco io dove metterlo, non ne ho neanche io. Ma come parlo, italiano? Vabbè. Non ne ho idea neanche io dove mettere questo prodotto che ho qua sotto la telecamera, vabbè, il cellulare con cui sto registrando. E niente.
Allora, vediamo se qua da questa parte. Ah, non niente. Non posso mettere l'altro uno, tanto la devo utilizzare tra poco, stasera, non lo so quando. Mi struccherò e farò altri contenuti, altri tipi di video dove mi ci strucco, ok? Niente. A posto così, noi ci vediamo dopo un altro video. Sperando che non mi abbandoni la telecamera. Già, a dopo. Anzi, se questo video vi è piaciuto, mettete like, commentate e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao! Click on zombie apocalypse.